La parola passa ora alla compagna Manuela Palermi, che terrà la presidenza, la guida del congresso. Ecco qua. Grazie Presidente. Benvenute compagne e compagni, siamo parecchi e quindi questo è motivo di soddisfazione. Permettetemi solo di salutare alcuni ospiti a cui sono particolarmente affezionata e grata per essere qui. Saluto il compagno Ammar Baghdash, segretario generale del Partito Comunista Siriano. Grazie compagno Ammar di essere venuto. E saluto la compagna Ines Zuber del Partito Comunista Portoghese, una giovanissima e bella compagna a cui diamo il nostro benvenuto. Grazie, grazie di essere qui con noi. Voglio inoltre salutare con affetto la folta delegazione dei compagni e degli amici di Rifondazione Comunista. Benvenuti il segretario Paolo Ferrero, la compagna Fantozzi, il compagno Cristiano, il compagno Grassi. Grazie mille. E poi, già padrone del nostro congresso, come avete visto, il compagno Salvi del Partito del Lavoro. Grazie Salvi. E un ultimo particolare saluto ai compagni di una organizzazione a cui io sono legata da una vita, che è la CGIL, il compagno Nicolosi della Segreteria Confederale e il compagno Faticanti della FIOM Nazionale. Grazie anche a voi compagni. Adesso, se questo difettosissimo ce lo permette, è per me un momento importante. È un momento importante perché devo dare ora la parola ad un compagno a cui mi e ci legano molti anni di militanza in comune, fatti di momenti di grande gioia, di felicità, di soddisfazione, di altri momenti invece difficili, complicati, come avviene in tutte le vicende politiche. Un compagno che si è assunto la responsabilità degli ultimi difficili passaggi, ma con il quale sempre, questo ci tengo a dirlo, tutte e tutti noi abbiamo condiviso decisioni e scelte. Do la parola al compagno Oliviero Di Liberto. Se state cercando di farmi emozionare, vi sbagliate di grosso. Io intanto chiedo scusa alle compagne e ai compagni se parlo seduto, ma a parte la temperatura, questo piccolo strappo alla liturgia è dovuto ad un fatto preciso, e cioè che la relazione che mi accingo a svolgere, nella misura in cui sarò capace naturalmente, cercherà di essere un contributo alla nostra comune riflessione di ampio respiro e quindi inevitabilmente, mi scuso in anticipo, un po' lunga. Mi sforzerò, che non è mio costume, ma insomma questo è un congresso particolare, mi sforzerò di svolgere un'analisi, come si diceva una volta, un'analisi di fase, con i caratteri però della ricerca e del dialogo tra noi. Tutto dunque tranne che esercizio retorico, enfatico o appunto omaggio a tradizionali liturgie di partito. Saluto il presidente del nostro partito, il compagno Antonino Cuffaro, sempre prezioso e generoso in questi anni, per lui resi difficile, come sappiamo, anche dallo stato di salute precario. Sempre presente, tuttavia, e lo ringrazio a nome di tutti voi. Saluto tutte e tutte le delegate e i delegati, gli invitati, gli esponenti degli altri partiti, dei sindacati,
i rappresentanti delle fabbriche in crisi che hanno volentieri accettato di portare al nostro congresso la loro testimonianza di lotta e che interverranno nel corso di questi 3 giorni. Saluto anch'io la compagna Ines Zuber, la importante dirigente parlamentare europeo di uno dei partiti comunisti che in Europa noi riteniamo tra i più autorevoli, forti e radicati, il Partito Comunista Portoghese, nostro fratello e compagno. Così come, pur in un congresso senza ospiti stranieri, per motivi diciamo che vi faccio immaginare, marxisticamente problemi materiali, diciamo così, dicevo, pur in un congresso senza altri ospiti stranieri, abbiamo fatto una scelta. In Europa i compagni del Partito Comunista Portoghese, appunto, e simbolicamente per l'importanza che ha oggi il momento, non solo nel vicino Oriente, ma a livello planetario, anch'io saluto calorosamente un compagno che è un importante dirigente, ma anche un mio amico fraterno da tanti anni, il compagno Ammar Baghdash, segretario generale del Partito Comunista della Siria. Paese, la Siria, oggetto di un'aggressione imperialistica oscena, anche attraverso attentati ed atti terroristici orrendi, che non vengono chiamati con il loro nome, terroristici appunto, semplicemente perché sono rivolti contro un legittimo governo, quello appunto di cui fa parte il Partito Comunista della Siria, che è un governo che resiste all'imperialismo e agli Stati Uniti d'America. Ed allora la sua presenza, e lo ringrazio, è a testimonianza di un principio semplice, per noi scontato, ma è bene ribadirlo, e cioè che l'internazionalismo è cifra essenziale del nostro agire e della nostra cultura politica di comunisti italiani. Siamo e saremo al fianco dei compagni siriani nella battaglia per la pace e contro ogni forma di imperialismo e neocolonialismo occidentale. Ma, come ho accennato in apertura, io sono convinto che la crisi che attraversa in Italia, segnatamente in Italia, il movimento comunista, richieda da parte di tutti noi uno sforzo di indagine non banale e non episodico. Questo congresso e il documento congressuale, che giudico un punto avanzato ed equilibrato insieme per la nostra discussione e per la linea politica da qui in avanti, siano sia il congresso che il documento politico solo una prima tappa di questa indispensabile riflessione collettiva. Io vorrei partire dall'oggi con alcuni flash, come vedrete molto sommari, ma che secondo me fotografano abbastanza bene la situazione. Primo dato: alle ultime elezioni amministrative, quindi parliamo di 2 mesi fa, ha votato meno del 50% degli aventi diritto. È un dato che spesso sottovalutiamo, ma è un segno vistoso e non casuale, come cercherò di spiegare più avanti, del crollo della fiducia nella politica e anche nelle istituzioni della politica, che non ha precedenti in Italia e che ci sta progressivamente portando ad una americanizzazione del sistema istituzionale. Come è noto, in America vota meno del 50% degli aventi diritto. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un progressivo smantellamento di tutti i diritti e le conquiste ottenute dal movimento dei lavoratori, dalle sinistre e segnatamente dal PC nei 30 anni precedenti. Elenco semplicemente cose notissime: privatizzazioni di settori strategici dell'economia nazionale, ad iniziare dal sistema bancario e creditizio, abolizione della scala mobile,
drastico colpo al sistema pensionistico pubblico e innalzamento dell'età pensionabile sino ad essere il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa. Contratto collettivo nazionale demolito, articolo 18 demolito, precarizzazione pressoché totale del lavoro non solo giovanile, riduzione progressiva dello stato sociale in tutte le sue articolazioni e così via. I dati dell'Istat di 2 giorni fa ci dicono di un colossale impoverimento non solo delle classi subalterne tradizionali ma anche del ceto medio. Ma tutto questo è avvenuto parallelamente all'espropriazione dei poteri del Parlamento e aggiungo della sovranità del nostro Paese. La politica economica italiana, e non solo italiana, si pensi al referendum greco impedito dalla Banca Centrale Europea in barba ai principali canoni democratici, beh, la politica economica italiana e non solo italiana la fa appunto la Banca Centrale Europea, non il Parlamento italiano. Il pareggio di bilancio in Costituzione impedisce di fatto la ripresa di un'azione politica keynesiana tradizionale. La vicenda dell'acquisto degli F-35 sottratta al Parlamento è semplicemente agghiacciante. E allora, se dobbiamo raccontarci la verità, io non so come andrà la riforma costituzionale con il presidenzialismo immaginato e teorizzato, però compagni e compagni, noi viviamo già, piaccia o non piaccia, in un sistema presidenzialista di fatto, giunto al culmine con la rielezione del Presidente della Repubblica per un ulteriore settennato, altro fatto inaudito nella prassi costituzionale italiana, e con una continua surroga da parte del Presidente della Repubblica medesimo rispetto a tutti gli altri poteri dello Stato, ad iniziare dalla vicenda di ieri, quando il Presidente della Repubblica, dando un ulteriore colpo, non voglio dire quello definitivo, un ulteriore colpo alla divisione dei poteri, alla tradizionale equilibrio tra i poteri costituzionali, ha assolto ministri della Repubblica, non si sa a che titolo, li abbia assolti dalla orrenda vicenda della consegna della moglie di un dissidente nel Kazakistan. Tutto questo, sempre auspice il Presidente della Repubblica, sino alla nascita del governo delle larghe intese. Segnalo, perché non dobbiamo dimenticarci di nulla, per 20 anni tutti noi, compreso gli esponenti del PDS prima, della Margherita poi e del PD oggi, per 20 anni consecutivi abbiamo tutti demonizzato Berlusconi, dicendo che era un pericolo per la democrazia. Ma ci siamo dimenticati le 10 domande di Repubblica che ci hanno ossessionato per mesi, le campagne di Zagrebelsky e di tutti. 20 anni di demonizzazione, oggi sono al governo insieme. È una cosa semplicemente pazzesca, che però è il segno appunto di quello che dicevo, i flash della situazione odierna. E badate, tra questi flash, lo cito per ultimo perché riguarda noi, per la 2ª legislatura consecutiva i comunisti sono fuori dal Parlamento. Ed allora io nel preparare, nel riflettere su questa introduzione, mi sono interrogato su come sia stato possibile. E cioè c'è qualcosa di più profondo e strutturale. Se noi limitassimo il giudizio alla responsabilità, che pure esiste, soggettiva dei gruppi dirigenti, noi non comprenderemmo quello che di strutturale appunto è accaduto negli ultimi 20-25 anni. Io credo che noi oggi stiamo assistendo, testimoni oculari, alla diretta, come si direbbe in linguaggio televisivo, alla diretta della fine di una lunga transizione. Una transizione che, a mio modo di vedere, spero di non scandalizzare nessuno, inizia nel 1989 con la fine dell'Unione Sovietica. Non è così, per evitare di essere fraintesi,
non è un giudizio di merito sull'Unione Sovietica, anche perché il mio giudizio, contrariamente a quanto può pensare qualcuno, è molto severo sull'Unione Sovietica e la sua fine. È molto severo. È un dato della realtà, però, che la fine dell'Unione Sovietica nell'89 e la fine del Partito Comunista Italiano qui nel nostro paese, 2 anni dopo, ma simmetricamente conseguenza di quella fine, hanno segnato anche come conseguenza diretta la fine del compromesso socialdemocratico in Occidente, e cioè per le classi dirigenti nostre non c'era più necessità di fare concessioni ai lavoratori e al movimento dei lavoratori, semplicemente perché non c'era più l'ossessione comunista. Venuto meno il pericolo comunista, non si dovevano più fare concessioni, anzi quelle che erano state fatte le togliamo tutte. Anche la stessa democrazia rappresentativa diventava un impaccio. Sapete qual è il paradosso dell'Unione Sovietica? È che l'esistenza dell'Unione Sovietica faceva stare bene i lavoratori in Occidente, perché la paura che sposassero la causa comunista faceva sì che si teorizzasse, lo facevano alla Fiat quando ancora non esisteva Marchionne naturalmente, si teorizzasse Agnelli la possibilità di dare a tutti un livello di reddito, un livello di servizi, un livello di stato sociale che facesse vivere benino i lavoratori e le loro famiglie. Venuto meno l'ossessione del pericolo comunista, tutto questo deve essere smantellato. Badate, gli stessi partiti, espressione di quella democrazia rappresentativa, diventavano improvvisamente un impaccio, un ostacolo al dispiegarsi incontrollato degli spiriti selvaggi del capitalismo, la legge del più forte, del più ricco, del più scaltro. Tra il 91 e il 94, forse sto per dire cose sgradevoli, ma io credo che sia giunto il momento di affrontare anche alcuni temi della storia italiana per capire oggi che fare. Nel 91 finisce per primo il Partito Comunista Italiano, e qui le responsabilità soggettive del gruppo dirigente della loro PC sono enormi e incancellabili per la storia d'Italia. Ma finisce il PC per primo, per auto scioglimento, ma subito dopo finiscono anche gli altri partiti di massa che avevano segnato la vita democratica in Italia. Finiscono i socialisti, finiscono i democristiani. Scoppia Tangentopoli, finiscono quei partiti, nascono nuovi partiti che poi in realtà sono partiti sui generis come Forza Italia, perché i padroni, chiamiamoli con il loro nome, che prima consideravano un costo accettabile alimentare la corruzione, era un costo accettabile perché la DC e il PSI e altri erano argine verso il Partito Comunista Italiano, di colpo non ne hanno più bisogno. E attenzione, erano corrotti quei partiti, certo che erano corrotti, però compagni, erano corrotti anche prima della fine del PC e nessuno li perseguiva perché servivano. E allora in quel momento si erano determinate le condizioni per abbatterli, prima invece erano utili. E d'altro canto, io non credo che gli Stati Uniti siano stati particolarmente infelici nel vedere il crollo dei gruppi dirigenti socialisti e democristiani filo-arabi e con la vocazione mediterranea. Anzi, credo, non abbiamo nessuna prova, Pasolini diceva, lo so anche se non ho prove, che sicuramente la longa manus degli Stati Uniti d'America vi è stata nello smantellamento del sistema dei partiti democratici in Italia. Non servivano più, non c'erano più i comunisti. È allora che inizia, lo dico ai ragazzi che non c'erano, stavano nascendo, è in quel contesto
che inizia la demolizione della politica in quanto tale, della politica e dei partiti. Davanti al Tribunale di Milano, durante il periodo di Tangentopoli, vi ricordate qual era l'emittente televisiva, il gruppo televisivo che aveva la stazione fissa e tutti i giorni faceva la cronaca, faceva tutti i processi minuto per minuto? Era la Fininvest, era l'emittente e le emittenti di Berlusconi, che davano le novità giornaliere attraverso, vi ricordate, Paolo Brosio, di arresti, interrogatori, avvisi di garanzia, perché serviva a colpire la politica, a prescindere. Berlusconi, che aveva approfittato di enormi favori dalla vecchia politica, la scarica. Si presenta come il nuovo, l'uomo esperto di economia, il tecnico di successo, l'imprenditore, e cavalca l'antipolitica. Nel 94 vincerà le elezioni. La campagna di formazione del senso comune contro la politica e i partiti inizia allora, non è una cosa recente. Un esempio per tutti, un libro che ha venduto tanto, ho fatto discutere tanto, La casta, di Rizzo e Stella, giornalisti del Corriere della Sera, cioè giornalisti di quel giornale che è il campione dell'establishment, patto di sindacato del Corriere della Sera, tiene dentro tutti i principali capitalisti, nessuno editore puro, e sul Corriere della Sera si muovono le truppe ancora oggi sul controllo, come decisivo nella formazione del consenso. Allora, la politica e i partiti non dovevano servire più. Fanno tutti egualmente schifo e, badate, certo, molti partiti e molti dirigenti hanno fatto di tutto per avvalorare questa idea, ma una volta che metti dentro e fai di tutto un erbo un fascio e non fai distinzione, nel tritacarne ci finiamo tutti, noi compresi. Ultimo tassello di questa campagna contro la politica e contro i partiti, ultimo tassello che è figlio di quella campagna, è l'attacco al finanziamento pubblico dei partiti e ai rimborsi elettorali. Badate, con il plauso della grandissima maggioranza della popolazione italiana, che non vede l'ora, è figlio di quella campagna. Se fanno schifo, perché gli dobbiamo dare soldi? Questa idea malsana e ingannevole, per cui sono gli iscritti che devono finanziare i propri partiti, già, ma voi, compagni e compagni, per tirare fuori 100 euro e venire qui, faticate, vi immaginate altri partiti, i partiti dei padroni, che difficoltà hanno a mettere assieme i soldi? Nessuna. È una grande mistificazione. La politica in mano ai soli ricchi. Si torna ad un'Italia pregiolittiana, pre-partiti di massa. E non a caso nelle ultime elezioni, con questa logica, due partiti sono stati i veri vincitori. Due. Uno Berlusconi, l'altro Grillo. E cioè due partiti di due miliardari. Questa è l'Italia che vogliono. Vogliono abbattere una struttura come questa e come tutte quelle di questo tipo, dove c'è la partecipazione popolare di persone che vogliono contare, che vogliono fare politica, che non vogliono solo delegare, non vogliono aprire il web o aprire la televisione o premere il pulsante di un telecomando, vogliono esserci. E siamo in tanti, incredibilmente, meno male. Grazie compagni e compagni. I partiti vanno eliminati e trasformati in comitati elettorali o d'affari. Ancora una volta è il modello americano. La fine dei partiti di massa, come l'Italia e non solo l'Italia, l'Europa aveva costruito. Su scala europea, ampliando il nostro orizzonte, la scala del ragionamento, la fine dell'URSS e del mondo diviso in due blocchi ha due conseguenze che si tengono l'una con l'altra: la riunificazione tedesca e la nascita dell'euro. Maastricht, non a caso, con i suoi vincoli alle economie nazionali, i tagli alla spesa pubblica, la riduzione dei diritti,
è del 93, quindi diretta conseguenza, è lo scambio, sono cose di cui noi scarsamente abbiamo parlato, è lo scambio Mitterrand-Kohl. Kohl voleva la riunificazione tedesca, Mitterrand voleva l'euro, la Thatcher era contraria all'uno e all'altro, e diciamo la Thatcher, con gli enormi difetti e le tragedie, aveva la vista lunga politicamente dal punto di vista degli interessi della Gran Bretagna. Lo scambio fu che Kohl accettava di mettere il marco, la moneta forte europea da una parte, via il marco, cui erano tanto affezionati i tedeschi, e in cambio però facciamo la riunificazione come la vogliamo fare noi in Germania. Lo scambio però era diseguale, perché è vero che è nato poi l'euro, ma l'euro è nato a immagine e somiglianza del marco, è un marco mascherato, e non a caso la Banca Centrale Europea parla tedesco, ha la sede a Francoforte, dirigono loro, e quindi l'effetto è stato una Germania riunificata fortissima economicamente e non solo economicamente, e un euro dominato dalla Germania medesima. E allora la moneta unica e tutti i vincoli di questa Unione Europea hanno determinato una sottrazione di sovranità sostanziale, sottrazione di sovranità ai parlamenti nazionali, spostando il potere ad organismi ademocratici, certamente non verso il Parlamento Europeo che non ha poteri, ma tutti organismi che rappresentano quelli che esistono, compagni, i poteri forti europei ed internazionali, le grandi concentrazioni finanziarie. I vincoli dell'Unione Europea, la classe dirigente italiana dovrebbe contestarli in radice. Noi, paradossalmente, oggi siamo gli unici che sosteniamo l'interesse nazionale, espressione antica, desueta, che nessuno usa più, ma l'interesse nazionale certamente non lo fanno coloro che in Europa sono succubi delle politiche dell'Unione Europea e della Banca Centrale. Perché badate, è sfuggito a molti, ma Mario Draghi, che è italiano, che è il capo della BCE, Mario Draghi 3 mesi fa ha rilasciato un'intervista, non in Italia naturalmente, ma ormai viviamo in un palazzo di vetro, si sa tutto di tutti, in cui ha dichiarato la seguente cosa, è un virgolettato: l'Europa non si può più permettere questo stato sociale. E dunque stato sociale e democrazia rappresentativa sono due facce della stessa medaglia, dicono la stessa cosa, stanno smantellando il modello, diciamo, europeo del Novecento. E infatti, per consentire lo smantellamento dello Stato sociale, anche in Italia, agli inizi degli anni 90, che cosa è successo ancora? Che spesso noi dimentichiamo. Le leggi elettorali, l'ubriacatura del maggioritario, la fine della legge elettorale proporzionale. Vi sottraggo un minuto su questo, è un punto dirimente. Il sistema proporzionale, la legge elettorale proporzionale, era prevista in Costituzione. Cadde dalla Costituzione per un mero errore materiale. Non lo dice nessuno. Era previsto come un dato della Costituzione, perché quell'impianto della nostra Costituzione così avanzata sul piano dei diritti, delle conquiste, del Parlamento, dei poteri del Parlamento, si fondava sul fatto che il Parlamento fosse eletto in base proporzionale, e cioè che il Parlamento riproducesse in proporzione esattamente la società italiana, con tutte le sue sfaccettature. Quindi il Parlamento, se tutti sono dentro, tutte le sfaccettature di classe, ideologiche, religiose, culturali, etniche, beh, se è così e se è rappresentativo, qual è la conseguenza? Sul piano teorico, ma con una ricaduta politica.
che il Parlamento non è solo luogo della mediazione, è anche luogo del conflitto, e così è stato sino a quando è esistita la legge proporzionale. L'ubriacatura del maggioritario porta al taglio delle ali, porta al taglio dei pensieri critici, non solo di sinistra, anche di destra. Una omogeneizzazione sostanziale, con differenze, non siamo certo così rozzi, ma un'omogeneizzazione sostanziale di centrodestra e di centrosinistra, tendente al centro da una parte e dall'altra. E badate, da lì elezione del sindaco, elezione diretta, riduzione dei poteri delle assemblee per gli esecutivi, riduzione del numero delle assemblee, come se si risolvessero i problemi degli sprechi riducendo il numero e non riducendo eventualmente gli emolumenti o le altre cose. È il desiderio di rendere sempre più asfittica la democrazia e il pluralismo, l'articolazione. E badate, anche in questo caso, perché non dobbiamo dimenticarcelo, enormi sono state le responsabilità dei gruppi dirigenti, in particolar modo allora del PDS di Occhetto, ad avere seguito Mario Segni in quella delirante avventura referendaria che ci ha portato, con l'effetto domino, sino ai giorni nostri. Tutto questo con un progressivo impoverimento e restringimento di spazio della scuola e dell'università pubblica. Guardate, è tema fondamentalissimo, perché la scuola pubblica in tutte le sue articolazioni, l'intera filiera dei saperi, è la garanzia dell'emancipazione delle classi subalterne. Aver fatto studiare dagli anni 60 in avanti i figli dei lavoratori ha consentito in Italia per 20 anni una grandissima mobilità sociale che oggi non c'è più. I figli degli operai, scusate l'espressione, se hanno culo fanno gli operai, ma non fanno altro. C'è un odioso fenomeno di immobilità sociale. I figli dei professionisti fanno i professionisti. Badate, è il frutto di un progressivo restringimento proprio di spazi e di risorse, come ovvio, date alla scuola e all'università pubblica. E allora, alla luce di quanto lungamente, ma pur sommariamente, ho provato ad esporre, veniamo a casa nostra, alle cose più vicine a noi. Però alla luce di questa analisi, sperando di non averla sbagliata, Togliatti diceva: se sbagliate l'analisi, poi sbagliate tutto. Io non credo che sia errata. Il padronato e i poteri finanziari europei usano la politica e certi partiti sino a che servono. Questo anche a destra. Anche a destra. Berlusconi cade e subentra Monti, che era espressione diretta proprio di quei poteri terminali in Italia, dei poteri finanziari europei. Io ho usato un'espressione per capirci: la caduta di Berlusconi, che è stata salutata giustamente dal popolo democratico come un fatto liberatorio, ma la caduta di Berlusconi non è stata il 25 aprile, non è stata la liberazione delle masse, è stato un 25 luglio, e cioè è stato un complotto interno alle classi dirigenti. Berlusconi non serviva più. Non era più in grado di garantire i famosi punti della famigerata lettera della BCE dell'agosto di quell'anno, 2011, che Berlusconi aveva tenuto chiuso in un cassetto. Non aveva la maggioranza in Parlamento per far approvare quelle cose. Era indebolito dalla scissione di Fini, aveva acquistato, e ora sappiamo anche in che modo dalle cronache giudiziarie, aveva acquistato pezzi di Parlamento, quindi con una maggioranza risicata, ma era debole, bisognava cambiare. E dunque fuori Berlusconi, dentro Monti. Monti, come sappiamo, ha finito quel lavoro sporco che Berlusconi non era più in grado di fare. E allora, se mi consentite una battuta, lo dico a quelli che pensano che la lotta di classe sia finita.
La lotta di classe esiste come? Il padronato l'ha fatta e l'ha vinta, Marchionne e il suo profeta. È la triste realtà dal fatto che tutto quello che è capitato negli ultimi 20 anni è capitato senza una adeguata, non dico che non ci sia stata, senza una adeguata resistenza a livello sindacale e a livello politico da parte delle forze della sinistra o del centro-sinistra. Sta finendo il modello politico e sociale del Novecento, ripeto, caratterizzato dalla democrazia rappresentativa e dallo Stato sociale. E in questo quadro così devastante, la sinistra e i comunisti sono nel momento di massima debolezza. E cioè gli anticorpi non ci sono. Domanda classica. Che fare? Primo, lo dico con semplicità, ma credetemi, lo dico davvero con tutto il cuore. Primo, non arrendersi. La guerra non è finita. Quando, siccome io ahimè sono pignolo, quando sento che veniamo accusati, voi siete i reduci, il reducismo è di quelli per i quali la guerra è finita. L'associazione ex combattenti e reduci sono per definizione quelli per i quali la guerra è finita. Possono aver vinto o aver perso, ma stanno in quell'associazione di ex. Per noi che non ci siamo arresi e che non abbiamo alcuna intenzione di farlo, nonostante le sconfitte e le difficoltà, la lotta continua. E dunque, dopo l'esito disastroso delle elezioni di febbraio, disastroso compagni, io ho chiesto prima alla segreteria del partito, poi al comitato centrale, ho chiesto una cosa altrettanto semplice. Ve la sentite? Ce la sentiamo di continuare? Alcuni, pochi per la verità, alcuni ci hanno risposto di no, che non se la sentivano più, che è finita, e se ne sono andati. Hanno pensato, cioè, che la guerra fosse definitivamente terminata e definitivamente perduta. E invece, proprio la tragica crisi del capitalismo ci dice esattamente il contrario. Urla questa crisi le nostre ragioni di comunisti contro gli assetti capitalistici. E la stessa vostra presenza qui, dopo quelle sconfitte, non solo quella di febbraio, tante, la partecipazione incoraggiante ai congressi, i 12.600 tesserati, lasciatemelo dire in questo caso con un po' di enfasi, ma io ne sono davvero convinto, a fine luglio di questo afosissimo 2013, beh, questi 12.600 tesserati sono degli autentici eroi in una situazione come questa, appunto, che non hanno intenzione di arrendersi. E ci dice che ci sono margini per portare avanti da comunisti in Italia lotte e pensiero critico, cioè non portare il cervello all'ammasso, per cui quello che ci dicono gli altri è giusto e dobbiamo trangugiarlo così com'è. E proprio la crisi del capitalismo a livello planetario ci dice che oggi la contraddizione capitale-lavoro è ancora quella centrale, oggi più che mai. E badate, queste cose le diciamo solo noi. Badate, c'è, e noi siamo felici che esista, e vorremmo fosse persino più grande, una indistinta, generosissima sinistra. Ma queste cose, questo tipo di pensiero critico lo possono portare avanti solo i comunisti con la loro storia, la loro cultura, con le nostre idee. E cioè il tema della contraddizione capitale-lavoro
come la cartina di tornasole di tutto il resto, di quello che succede nel mondo, comprese altre contraddizioni, quella di genere, quella ambientale, ma partiamo da lì. E allora torna prepotente la domanda: se non ci vogliamo arrendere, e non vogliamo arrenderci, come e cosa fare? Noi tenemmo il congresso scorso nell'autunno del 2011, con delle tesi, una linea, un'analisi. È passato poco tempo, meno di 2 anni, ma nel frattempo è cambiato tutto. E allora dobbiamo aggiornare la nostra riflessione e il nostro modo di essere, tutte e due le cose, la riflessione e il modo di essere. Perché tra il 2011 ed oggi c'è stato prima Monti e poi le larghe intese. È cambiato il quadro, il terreno di gioco, le nostre stesse categorie di ragionamento politico sono mutate. Ora vogliono dare l'ultima spallata definitiva con la Commissione per le riforme costituzionali e varare un presidenzialismo di diritto e non solo di fatto. Allora io avanzo una proposta che ovviamente dovrà poi valutare il nuovo gruppo dirigente, ma visto che mi è stato chiesto di introdurre, io propongo al nostro partito e a tutta la sinistra, e non solo alla sinistra, anche ai democratici, che a settembre si tenga una grande assise nazionale contro il presidenzialismo, e cioè una assise che parta dai contenuti, con la quale aprire in difesa della Costituzione, aprire interlocuzioni. E questo significherebbe allargare rapporti, interlocuzioni, parlare al variegato mondo di associazionismo, ai costituzionalisti, ai sindacati confederali e di base, e ai tanti sinceri democratici che ancora ci sono in questo Paese. Parlare con una parola d'ordine, uno slogan, al popolo della Costituzione. Ecco, è una delle parole d'ordine del Congresso, attuare il programma della Costituzione, attraverso il quale ricostruire anche un terreno di alleanze che parta dai contenuti, dai programmi, dalle cose da fare insieme. E questo mi porta a noi. Abbiamo tenacemente, sempre, è la nostra cifra da quando siamo nati, cercato di tessere rapporti unitari tra le forze democratiche e le forze della sinistra. Ma abbiamo, e io ne porto la responsabilità per primo, e me l'assumo tutta, abbiamo spesso fatto troppo prevalere la logica delle alleanze, spesso tatticamente e strumentalmente, convinti che le alleanze da sole ci avrebbero salvato. Non è stato così. Non è stato così, certo, non per responsabilità nostra, ma non è stato così. È un dato della realtà, compagni. Dobbiamo dunque seriamente ragionare su questo punto, senza sconti con noi stessi. Io abbiamo intessuto rapporti con il Partito Democratico, allora guidato da Bersani, non è certo un mistero, sino dall'estate del 2012. Poi nell'autunno del 2012 vi sono state le primarie indette dal PD. Noi vi abbiamo partecipato, alla luce del sole, allo scopo di restare dentro i confini del centro-sinistra, in vista delle politiche del 2013 e di far parte di quel popolo largo, obiettivamente, che partecipò alle primarie. Ma quelle primarie hanno determinato nel Partito Democratico una sorta di ubriacatura da successo, un delirio di onnipotenza. Poi, colpo di grazia, c'è stato anche il fatto che la legge elettorale, il Porcellum, non l'hanno cambiato più. E se dunque con un cambio di legge elettorale il premio di maggioranza
sarebbe stato al 40 o al 42%, e dunque al PD serviva mettere insieme tutti quelli che ci stavano per provare a raggiungere il premio di maggioranza. Una volta che si votava col Porcellum, che bastava il 20 per avere il 55%, hanno rotto il patto che avevamo siglato. Non solo con i comunisti, anche con i verdi. Non è stata, come qualcuno pensa, una pregiudiziale ideologica. Semplicemente hanno voluto fare il pieno di seggi. Il pieno di seggi. L'errore è stato fatale per il Partito Democratico, ma è stato fatale anche per noi. E va detto con onestà intellettuale che io ho fatto troppo affidamento nella ricomposizione del centro-sinistra e nella parola data dai dirigenti del Partito Democratico. Forse convinto che, siccome si trattava di dirigenti che venivano dal mio stesso partito, fosse rimasta in loro quella cultura della lealtà che evidentemente non c'era più. Ho sbagliato a fidarmi e, come vedrete, ne ho tratto e ne traggo tutte le conseguenze. Abbiamo allora ricercato un livello diverso di unità, non più quello del centro-sinistra, non ci hanno voluto. Fuori dal centro-sinistra, non per nostra scelta, e con un atteggiamento arrogante del PD anche rispetto alla lista di Rivoluzione Civile d'Ingroia. Neanche gli incontri, neanche una risposta alle telefonate da parte di Bersani verso Ingroia. Beh, abbiamo però costruito quello che era possibile costruire, un'aggregazione di forze, alcune omogenee, penso a noi Rifondazione Comunista, in parte anche i Verdi, altre non omogenee, però disposte a stare insieme a noi. Penso all'Italia dei Valori, alla stessa lista d'Ingroia, Azione Civile, non Rivoluzione Civile, e a cosiddetti soggetti della società civile, cosiddetti. Beh, l'esito elettorale, compagni, è stato un disastro. Perché il 2,3, lo ricordo per la cronaca, è il risultato che prese il PDC da solo nel 2006. E allora è evidente che l'operazione, banalizzo, è apparsa al popolo italiano non credibile. Io ne elencherò molto sommariamente i motivi, perché, come vi ho detto all'inizio, credo che dobbiamo essere impietosi verso noi stessi nell'analisi, ancorché dovremmo sempre cercare di essere non ingenerosi, ma questo attiene agli stili di ciascuno. I motivi della non credibilità della lista. Primo, secondo me una sommatoria impossibile di elettorati troppo diversi. Penso all'elettorato dell'Italia dei Valori e quello dei comunisti. Il nostro, quello di Rifondazione. Secondo, una scarsissima capacità da parte della lista di Rivoluzione Civile di offrire risposte non al tema della legalità, quelle risposte ce ne sono state a bizzeffe, ma al tema di che cosa dire alle famiglie colpite dalla crisi, cioè le questioni economico-sociali. Terzo, liste sicuramente deboli, frutto di una mera trattativa di vertici che ha disamorato i territori, non solo noi, anche gli altri partiti. Campagna elettorale non coinvolgente, perché, quarto, un'operazione affrettata frutto di un'alchimia elettoralistica. Ultimo, ma ultimo non certo in ordine di importanza, una concorrenza pazzesca, a tenaglia, da un lato l'accordo PD-SEL, dall'altro Grillo. Una tenaglia che anche, diciamo, la potenzialità che quella lista poteva sprigionare ha segato sul nascere. Avevamo alternative?
dopo il fallimento della trattativa, o meglio, dopo il tradimento della trattativa, uso l'espressione perché è quella giusta, ho testimoni di quello che è successo, dopo il tradimento del PD, avevamo alternative? Non lo so. Io in ogni caso mi sono assunto di quella decisione e di tutto quel percorso piena responsabilità. Mi sono dimesso, come sapete, abbiamo convocato il congresso straordinario, questo, tornerò alla fine della relazione sul punto. Tuttavia voglio continuare a ragionare insieme a voi sulle elezioni di febbraio e sull'esito, perché è l'esito complessivo che è disastroso, non solo quello per i comunisti, cosa ovvia, ma è disastroso per il paese. Berlusconi, se si fosse votato una settimana dopo, cioè se avesse avuto un'altra settimana di campagna elettorale, avrebbe rivinto le elezioni. Ha recuperato un gap pazzesco, tanto per cambiare. Ma badate, è riuscito in questa operazione Berlusconi perché è stato più intelligente di Bersani. Primo, Berlusconi ha fatto una coalizione e ha messo dentro tutti, 12 liste, quello che proponevamo noi al PD, ha recuperato 1,5 milioni di voti solo con quelle liste frantumate, sparpagliate, ma se li è portati dentro. Ma sul piano della sostanza, Berlusconi ha parlato in campagna elettorale a 360 gradi, non ha parlato ai suoi, ha parlato al paese, ha parlato di cose, IMU, era diventato un mantra, IMU, non ha, attenzione, parlato di cose astratte, ma di cose concrete. Voi vi ricordate la campagna elettorale di Bersani su cosa era incentrata? Era incentrata su uno slogan sciocco, smacchiare il giaguaro, e che poteva convincere quelli che erano già convinti, cioè non guadagnava un voto fuori. E secondo, quella campagna elettorale era imperniata sul fatto che voleva il 51% ma avrebbe governato come se avesse il 49%, cioè Monti. È stato punito duramente dall'elettorato. Ma insieme al crollo del PD, che è stato poi avvantaggiato da questa legge elettorale, hanno il 55% dei voti ma hanno preso pochi voti, anche Selle è andata molto male. Selle ha preso pochi più voti di noi. Selle è il partito dei sondaggi, non è mai il partito dei voti. E è andata sotto, ben sotto al 4, se fosse stata fuori dalla coalizione non le leggeva nemmeno Selle, ma era in coalizione. E quindi, come dire, è ben altra situazione quella quando si hanno tante decine di parlamentari. Ma il dato politico è che anche Selle a sinistra è andata molto male. Sfonda Grillo alle politiche con un populismo che io giudico molto pericoloso e noi non dobbiamo smettere di criticarlo, non dobbiamo lisciargli il pelo, non dobbiamo umiliarci come ha fatto Bersani in quella trasmissione in streaming, credo che si dica così, terrificante, perché Grillo rappresenta la classica espressione di liberismo in economia, un uomo solo al comando in disprezzo proprio della democrazia rappresentativa di cui parlavo prima e rapporti internazionali tutt'altro che chiari, come è uscito anche sui giornali. L'esito finale di quelle elezioni è stato che il Senato era palesemente ingovernabile e si sono susseguiti errori uno dietro l'altro, alcuni clamorosi, clamorosi. L'incaponimento di Bersani, presidente del Consiglio incaricato, fallito rapidamente. L'elezione del Presidente della Repubblica, dove sono stati bruciati prima Marini e poi Prodi, in nome, a un giorno di distanza, di due opzioni politiche opposte, la prima le larghe intese e la seconda il centro-sinistra più Grillo. E la rielezione di Napolitano è stata un suggello dei poteri ormai fuori dagli equilibri costituzionali.
quando il Presidente della Repubblica, qualche mese fa, ha dichiarato, io ho fatto un salto nella sedia quando l'ho visto la mattina leggendo il Corriere della Sera in prima pagina, Presidente della Repubblica, vigilerò sui partiti. E a che titolo? Sulla base di quale mandato? Sulla base di quale norma costituzionale? Guardate, io sono sinceramente preoccupato. Napolitano ha assecondato, spinto e protegge il governo Letta Alfano delle larghe intese. Badate, in una situazione nella quale, perché ci stiamo abituando all'emergenza e non bisogna abituarsi, Napolitano ha protetto questo governo anche quando il Parlamento si è sospeso per protestare contro una decisione della Suprema Corte di Cassazione, solo perché era una decisione che andava contro Berlusconi. Nel più totale disprezzo della divisione tradizionale dei poteri, il povero Montesquieu si sarà rivoltato 6 volte nella tomba, ammesso che qualcuno in quel Parlamento sappia chi era Montesquieu, cosa di cui personalmente dubito, e nonostante questo, uno strappo alla Costituzione mostruoso, protezione perché questo governo rappresenta certi interessi e certi poteri. E ancora, io trovo vergognoso il balletto di responsabilità e di richieste di dimissioni che non vengano accolte senza che nulla succeda, relative ad una delle più alte cariche dello Stato, il vicepresidente del Senato, che si è macchiato di un atto di ripugnante razzismo nei confronti di un ministro della Repubblica. Non ci dobbiamo abituare, non ci dobbiamo abituare. C'è una responsabilità, ahimè, storica del gruppo dirigente del Partito Democratico, e c'è un sostanziale commissariamento da parte del Presidente della Repubblica. Poi sono arrivate le elezioni amministrative e sarebbe da sciocchi non registrare un successo del Partito Democratico. Ma attenzione, a partire dal primo dei dati di cui ho parlato all'inizio, e cioè un drammatico calo, un crollo dei votanti, in termini assoluti e in termini percentuali. Crolla anche Grillo. Io do un'interpretazione che non so se sarà condivisa. Il voto di Grillo era un voto palesemente tutto di opinione, ed essendo di opinione è volatile, può esserci e può non esserci più il giorno dopo. Ed era ovviamente un voto di protesta contro i partiti e la politica. Il messaggio era: fate tutti schifo, voto per Grillo. Quando poi i grillini sono finiti in Parlamento e hanno iniziato a litigare sulla diaria, cioè sui soldi, sulla democrazia interna, perché comanda uno solo e gli altri devono obbedire come dei militari dell'Ottocento, eccetera eccetera, sino a che hanno impedito l'elezione di un Presidente della Repubblica che loro stessi avevano votato, cioè Prodi, e così via, l'elettorato di Grillo ha detto: fanno schifo tutti, ma anche voi. E non è che hanno votato altri, non sono andati a votare. Può tornare il voto a Grillo? Sì, perché essendo un voto di opinione può andare, perderlo e ritrovarlo, tanto più con un governo di larghe intese che offre spazi, praterie a chi ha la visibilità, sta in Parlamento, può esercitare un ruolo di opposizione. Ora, i partiti del vecchio centro-sinistra andranno a congresso in autunno, chi prima chi dopo, noi lo stiamo facendo adesso, e fare previsioni è difficilissimo, compagni, io non mi azzardo più, ma certo tutti gli schemi di gioco cui eravamo abituati ora non ci sono più. Quanto durerà le incognite? Quanto durerà questo governo? Con quale legge elettorale si andrà alle prossime elezioni? Le prime, quelle europee, primavera dell'anno prossimo.
si vocifera di un cambio, chi lo sa? Come andrà il congresso del Partito Democratico? Vincerà Renzi? E questo, come dire, sarebbe la pietra tombale di un PD di sinistra, di centrosinistra, socialdemocratico, di qualsiasi voglia. Sono degli interrogativi che noi non siamo in grado di sciogliere. E dunque, per noi le difficoltà si accentuano. Però, siccome ho promesso di essere chiaro, e non voglio usare politichese, non sarebbe davvero il caso. Io voglio dire una cosa che ho dichiarato anche nell'intervista Miracolo al Manifesto di oggi, che ringrazio, viste le polemiche del congresso scorso, approfitto per ringraziare invece il Manifesto. Beh, ad oggi, il centro-sinistra, quale lo abbiamo conosciuto noi, non è che non c'è più, compagni. Io lo dico con rammarico. Altri lo assumono come elemento di soddisfazione, ma è un dato della realtà. La stessa SEL è in grande difficoltà, è ancorata al PD, sì, ci provano, ma è complicato, complicato. La strategia di SEL, del partito unico del centro-sinistra, anzi per una fase, 2 anni fa, dell'OPA di Vendola sull'intero PD, è finita. E dunque la triste realtà, non è un'opinione, è che la sinistra in quanto tale in Italia oggi è marginale se non ininfluente. Non escludo nemmeno ulteriori capestri dal punto di vista della legge elettorale, nel tentativo di espungere definitivamente anche l'ipotesi che il pensiero critico possa entrare in Parlamento. E allora io credo che in uno Stato come questo, per la sinistra, non solo per i comunisti, ripeto, SEL ha avuto un risultato pessimo, poco più grande del nostro. In questo quadro desolante, io credo che il grande tema sia oggi, più che mai, proprio per la contraddizione capitale-lavoro di cui ho detto prima, sia la rappresentanza politica degli interessi dei lavoratori dipendenti, con l'aggravante che l'intrinseca natura del Partito Democratico rende difficilissimo anche il compito sindacale, non solo politico, quello della CGIL. Ma attenzione, la crisi economica è davvero devastante e i nostri governanti non fanno nulla per intervenire. La domanda interna è crollata, occorrerebbe far girare soldi e invece si attuano politiche restrittive e l'impoverimento invece di diminuire aumenta, come appunto ci ha raccontato l'Istat, non i comunisti, l'Istat. Però io voglio lanciare un allarme e una riflessione con i compagni, perché io sento ogni tanto che i compagni si fanno delle illusioni, e cioè la crisi porterà alla rivolta, porterà alle masse in piazza. Attenzione, le crisi economiche devastanti nella storia d'Europa non hanno mai portato a sinistra, anzi storicamente hanno portato ad esiti disastrosi di destra. La sinistra è andata sempre avanti nei momenti di agiatezza economica, di progresso, di redistribuzione, è proprio il contrario. E allora questo ci dice che le difficoltà sono tante e diverse tra loro e dobbiamo capire come approcciarci. Primo, noi abbiamo detto, e siamo qui per quello, per ribadire che vogliamo rimanere comunisti nel terzo millennio. Io credo che così come la fine dell'Unione Sovietica, nella interdipendenza di tutti i paesi, con l'effetto domino, abbia portato a tutto quello che è successo anche da noi, beh, io credo che noi non dobbiamo mai smettere di guardare il mondo, il contesto mondiale, tanto più perché il nostro è un paese a sovranità limitata.
E nel contesto mondiale noi non possiamo non guardare con favore alla circostanza che i paesi del cosiddetto BRICS stanno andando avanti economicamente e socialmente e che grandi potenze stanno minacciando il dominio planetario degli Stati Uniti d'America, ad iniziare dalla Repubblica Popolare Cinese, cui va un nostro saluto caloroso. È essenziale il riequilibrio mondiale, come ho detto prima, qualunque sia il giudizio, il riequilibrio mondiale. Viviamo altrimenti in una fase dove la monocultura globale degli Stati Uniti e il dominio economico e militare stritolerà definitivamente anche noi. Se noi non guardiamo al contesto mondiale non capiamo niente, anche della storia d'Italia. Secondo, noi non possiamo, parlo del PDC, non possiamo semplicemente proseguire come se nulla fosse, compagni. Sarebbe un errore drammatico. Questo congresso deve fare un passo avanti sulla linea e metterci a disposizione di un progetto più grande. Noi siamo pronti, lo dico ovviamente innanzitutto alle compagne e ai compagni del Partito della Rifondazione Comunista qui presenti, noi siamo pronti, mi verrebbe dire da ieri, ma sicuramente da oggi, a dare vita insieme ad un nuovo, unico partito comunista in Italia. È un applauso di incoraggiamento, ecco, mettiamola così. Il modello federativo, frutto della sommatoria delle delegazioni, dei partiti e dei due movimenti, dei compagni Patta e Salvi, che peraltro ringrazio della presenza, quel modello non ha funzionato, compagni. In un unico partito, lo dico affinché non rimangano equivoci, in un unico partito anche le diverse opzioni che dovessero esservi tra noi, diverse opzioni, si scomporrebbero e ricomporrebbero in modo trasversale, ma in un contesto unico. È un messaggio, credo, forte, chiaro, non equivoco, e ribadisco, noi siamo pronti. Il PRC andrà a congresso, noi guarderemo con ovviamente rispetto e attenzione alle determinazioni del congresso, dei compagni e delle compagne di Rifondazione Comunista. Ovviamente l'auspicio è che sia simmetrico il percorso. Però noi saremmo comunque autosufficienti, anche se si riuscirà, come io auspico e come lavorerò, a fare un unico partito comunista, saremo comunque autosufficienti? Riusciremmo ad essere all'altezza di quelle sfide che ho provato ad elencare, che sono tremende? Secondo me no. Questo è il mio punto di vista. Io ritengo che si debba ricostruire in Italia la sinistra, con i comunisti, ma la sinistra. A partire dai contenuti, quella sociale, penso alla FIOM che ringrazio, e quella politica. E noi abbiamo dunque, se vogliamo partire dai contenuti, l'assoluta necessità di ridefinire o di definire un nostro profilo che sia semplice, almeno nell'enunciazione, ma che abbia dietro un lavoro duro e di lunga lena di ricerca, perché anche il mondo è cambiato tutto. Io provo a declinare alcune parole, sono solo parole, compagni, ma dietro ognuna di queste parole andrà, secondo me, prodotto un risultato di ricerca,
di lavoro, appunto, di studio. Sono parole con le quali interloquire con la CGIL, con la FIOM, con i sindacati di base, con l'associazionismo, con i movimenti ambientalisti, con tutti sul terreno sociale, e proporle, queste parole, a tutti quelli che nel mondo politico democratico fossero interessati ad interloquire con noi. Pace, lavoro, saperi, ruolo del pubblico in economia, proprietà pubblica, programmazione economica, rilancio della Costituzione, legge elettorale proporzionale. E un pacchetto minimo, sì, ma se riuscissimo anche solo attorno a questo pacchetto minimo a proporre delle cose, delle parole d'ordine che indichino riforme vere, non contro riforme come sono state quelle degli ultimi 20 anni, io credo che noi potremmo anche passare dalla percezione che molti italiani hanno di noi compagni. Non so quanto farà piacere questa cosa che sto per dire, ma io ne sono convinto. Noi non possiamo più essere semplicemente quelli dei no e identificati con quello. Noi dobbiamo essere in grado di dire tanti sì, proporre, fare politica, non soltanto dire no a cose orrende, facciamo bene a dire dei no, sia ben chiaro, ma anche tanti sì, avanzare proposte agli altri della sinistra. Che farà Sell? La strategia è messa in crisi, la loro strategia, dalla nascita del governo Letta Alfano. Rimarranno fedeli al PD? Io credo di sì, è una previsione. Ma gli apriamo delle contraddizioni o vogliamo semplicemente limitarci a guardare? E badate, se noi invertiamo l'ordine dei fattori e partiamo da un programma, da contenuti che siano credibili, che se noi chiediamo la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, mi sembra evidente che oggi, con i rapporti di forza che ci sono, saremmo poco credibili. Ma con questi temi che ho provato ad elencare, rivolgerci anche a eventuali pezzi del PD, se ce ne saranno, disponibili a discutere su quei temi, non su tutti, su uno, su due, la difesa della Costituzione, quello che sarà. C'è un popolo dietro a quel partito, non soltanto un gruppo dirigente, c'è un elettorato, c'è un mondo che è un mondo che noi non possiamo sottovalutare, perché tra l'altro è un mondo che ha la maggioranza dei voti di quello che era una volta il centro-sinistra. Dobbiamo insomma fare politica, cioè stare in campo e scomporre e aprire contraddizioni negli altri, non semplicemente arroccarci in un mondo minoritario e anche molto minoritario, visti i nostri numeri, che nel quale ci diciamo vicendevolmente quanto abbiamo ragione, ma gli italiani non ce la danno la ragione perché non ci votano. Dobbiamo riprendere a fare la politica fuori dalle nostre assise. Quindi un'opera di studio, di ridefinizione delle categorie e anche di impossessamento, per quello che ci vuole anche un nuovo gruppo dirigente, di degli strumenti nuovi. Il presidente del partito, che ha pochi anni più di me, ma ce li ha, va su Facebook. Io manco quello. Mi ripugna, scusate. Però io capisco, io capisco che è indispensabile. Cioè io in questo caso da storico di mestiere, ai miei studenti, scusate la digressione, tra 5 minuti finisco, ai miei studenti faccio questo esempio. La Chiesa Cattolica, sino dalle sue origini, quando ancora era solo cristiana e non cattolica, che era perseguitata, erano in clandestinità, nonostante questo avevano centinaia di eresie e hanno avuto eresie per i secoli seguenti, quando poi invece sono diventati importanti e hanno guadagnato il potere. Bene, il Vaticano ha sterminato per secoli tutte queste eresie, in dei colossali bagni di sangue, tra l'altro, altro che il libro nero del comunismo, si dice, il libro nero della Chiesa Cattolica, altro che... Beh, le ha sterminate. Qual è la prima eresia cristiana, cattolica, che vince? Cioè che non riescono a sterminare? Lutero, Martin Lutero.
Sapete perché? Perché mica ha vinto, poverete. Cioè, non l'hanno ucciso perché non c'era allora, che c'è? Ma non ha mica vinto, non è che abbiamo i valdesi al potere, sono tanto simpatici, ma... Martin Lutero vince. Ma Martin Lutero vince perché nel frattempo c'è stato un signore chiamato Gutenberg che ha inventato la stampa, che prima non c'era. E dunque Martin Lutero può stampare le sue tesi, può stampare la sua Bibbia in tedesco, può far girare i volantini, come li chiameremo noi oggi, a un costo infinitamente ridotto rispetto ai manoscritti, all'amanuense, e con una diffusione di quantità straordinariamente più capillare, e vince, può diffondere le sue idee. Il web, rispetto alla rivoluzione di Gutenberg, è infinitamente più grande, è infinitamente meno costoso, anzi a costo zero, e raggiunge, cancellando la nozione dello spazio fisico, raggiunge chiunque. E allora, in una forma che non sia quella orrenda della discussione politica tra alcuni di noi, anzi di voi, perché io non la faccio, attraverso Facebook, che è una cosa orrenda, che non c'entra niente tra l'altro col centralismo democratico, ma noi dobbiamo impossessarci di questi strumenti e usarli. E anche per questo è necessario un salto generazionale che sia in grado di farlo, compagni. Concludo. Io concludo con due cose. La prima è un'esigenza che io avverto fortemente, e la voglio dire a conclusione della giornata di apertura del congresso. La dico a tutti i presenti, non a una parte, ma a tutti. Compagni, difendiamo questo partito, perché noi lo mettiamo a disposizione per un progetto più grande di noi, senza alcuna pretesa di autosufficienza, ma intanto lo potremo fare in quanto e nella misura noi ci saremo. Noi non abbiamo alcuna intenzione di scioglierci. Difendiamo dunque questo partito. Io, compagne e compagni, nonostante le affettuosissime parole del Presidente, che ringrazio, io non ne sarò più il segretario al termine di questo congresso. Ma non vado di certo a casa, questa è la mia vita, voi siete la mia famiglia. Anche quelli che mi hanno contrastato, perché anche in famiglia si litiga, no? Io gli voglio bene lo stesso. Continuerò a militare in un ruolo diverso. Ma vedete, cercherò di spiegare il motivo delle dimissioni. Le mie dimissioni sono frutto di una lunga riflessione, non di un colpo di testa di febbraio. Sono passati tanti mesi. Questa delle mie dimissioni ha un nome. Si chiama etica della responsabilità, che non è diffusissima nemmeno dentro questo partito, non è diffusissima, però io ci tengo. E l'etica della responsabilità dice una cosa elementare, però senza repliche, senza possibilità, ma no. La cosa elementare è che il capo che è sconfitto non può continuare a fare il capo, deve essere avvicendato. Tanto più, diciamo, un capo come sono stato io per 13 anni, piuttosto ingombrante, mettiamola così. Forse è il caso che questo partito, lasciatemelo dire, passi dalla monarchia alla repubblica, che è salutare sempre, ecco, questo passaggio costituzionale. Io ringrazio davvero di cuore i tanti, tanti, ad iniziare da Presidente, che mi hanno chiesto di rimanere.
Io percepisco l'affetto, l'ho percepito anche entrando in questa sala, l'affetto grande, la stima, in qualche caso mi sono arrivate lettere commoventi. La nostra è una splendida comunità, compagni, che non ha eguali tra i partiti che ci sono, in questo caso lo dico con orgoglio, non ha eguali tra i partiti esistenti oggi in Italia. Ma dopo 13 anni è giusto e utile per tutti noi un avvicendamento, e non c'è niente di strano, compagni. Voglio dire una cosa, nel 2013 si è dimesso il Papa, ma si potrà dimettere Diliberto senza che questo compia uno scandalo? Il Papa, se no, anche per sdrammatizzare, ma è la realtà. Io credo che sia giusto che chi guida una compagine e perde debba andare a casa. Mi rendo conto che in Italia non si usa, però io sono convinto che sia giusto. Io rivendico solo una cosa con la quale concludo. Io ho un'infinità di difetti, alcuni li conosco solo io, perché li tengo celati gelosamente, anche ai miei più aspri avversari politici, ne ho tanti, però io credo di poter dire, alla luce di questi 13 anni, ma è anche di tutta la mia vita politica pregressa, che posso fare un auspicio ai ragazzi che sono qui presenti, ce ne sono tanti, molti, sono stati persino miei allievi all'università, quindi abbiamo una lunga consuetudine, ma ce ne sono tanti, ragazze e ragazzi giovani. L'auspicio è questo: ora avete 20 anni, il compagno De Gregori diceva, se 20 anni sembrano pochi, poi ti volti a guardarli e non ci sono più. Beh, io 20 anni non li ho più dalla bellezza di 37 anni, però guardandomi indietro io posso dire una cosa che non potranno dire i giovani che hanno abbandonato il nostro partito recentemente, ce ne sono diversi, e io li saluto affettuosamente, i giovani che ci hanno abbandonato, ancorché questi giovani si dilettino sul web a ricoprire il nostro partito di contumelie. Io invece li saluto con affetto, perché lo stile non è acqua, e quindi diciamo essere diversi conta da comunista. Ma quelli che sono in questa sala, come ho fatto al congresso, bellissimo congresso della Federazione di Napoli la scorsa settimana, io dico loro una cosa, spero, glielo auguro di cuore, che tra 30 anni possano guardarsi indietro e dire la stessa cosa che io penso di poter dire per me stesso. Io ho fatto sempre il mio dovere di comunista. E continuerò a farlo. E continuerò a farlo insieme a tutti voi. E ci tengo a dirvi grazie a tutte e a tutti, perché sono stati anni bellissimi. Grazie, compagni.